ottobre 2013 sono venuti dei fatti misteriosi. Adesso andiamo a intervistare la ragazza che ci racconterà in dettaglio quello che è accaduto ieri sera, la misteriosa scomparsa dei ragazzi. Salve! Salve! Ci può raccontare in dettaglio quello che è successo ieri sera? Sì! Praticamente ieri sera ero andata a vedere il mio ragazzo in palestra. Dai amore, non fare così. Ho già promesso ai ragazzi che oggi gli portavo la telecamera. Sì, beh, tanto che sarà mai, è solo il nostro anniversario. Tranquilla, staremo pochissimo, te lo prometto. Già meglio. Bella raga, ciao, ho portato la telecamera, eh. Stai annoiando? Un po'. Dai, andiamo, tanto direi che siamo stati abbastanza. Raga, io vado via, vi lascio la telecamera, mi raccomando, eh. Ci vediamo. Bella bruga domani. Sentito? Sì, come no? Non sto scherzando, veramente, raga, l'avete sentito quel rumore? Ma sei scemo? No, no! Vabbè, non mi credete. Oh, raga, non ditemi che questo non l'avete sentito. Ok, questo l'abbiamo sentito anche noi. Sì, anch'io. Oh, ma c'è sta luce? No, sarà qualcuno che fa uno scherzo. Oh, raga, dov'è l'interruttore? Dov'è? Non si vede niente. Cavolo, non funziona. Come no? Oh, aspettate che accendo il flash. Ok, così si dovrebbe vedere qualcosa. Ma non va comunque. Ok, si vede. Oh, andiamo a vedere cosa succede. Ma sì, dai raga, sarà scattato il contatore. Ma cos'erano quei rumori? Oh raga, ma da dove veniva? Mi sa che venivano dai bagni i rumori, proviamo ad andare a vedere. Andiamo, dai. Sembrava l'armadietto. Ma come le scope? È l'unico che c'è. Ma non c'è nessuno qua. Ma sti bagni qua neanche noi li usiamo. Oh, apro io, raga. È già aperta, Mir. Oh, lì non c'è nessuno. Oh, di qua? Sì. Ma non c'è nessuno. Non c'è niente di nessuno. Boh, raga, qui non c'è nessuno. Proviamo a tornare di là. Oh, ma che cacchio è? Oh, ma cosa hai visto, bro? Mi era sembrato di vedere qualcosa. Chissà cos'era sto rumore.
Strano, i rumori arrivavano da questa parte. Ma infatti, sembrava venire da qui. Oh raga, ma di nuovo? Ma cos'è? Ma veniva dalla palestra. Oh, muoviamoci che io ho paura. Cavolo, ma la luce non torna più. Oh, ma il contatore? Provate a schiacciare dei tasti, non lo so. Oh ragazzi, cos'è successo? Wow. Perché? Ma raga, dov'è Ricky? Dove è andato Riccardo? Ah, figurati, chi poteva essere? Se, ho capito. È quel Piela che ha fatto tutto questo. Che stronzo. Dai, ma non si può. Ma sì, è per forza Riccardo. Ma che casino ha combinato? Però è stato bravo, eh. Pazzesco, non si è fatto neanche vedere. Dai, oh, mettiamo a posto, raga. E questo? Alza. Non guardarlo o lui ti prenderà. Ti prenderà. Che bastardo. Ma come se l'è inventata questa? Ma che scherzi fa? Poverino. Va che idiota, ci tocca ritirare tutto adesso. Ma io lo ammazzo, te lo giuro. Oh, ciao raga. Ciao. Cosa avete combinato? Siete sempre i soliti scemi, eh? No, è che... No, ma è stato quel pirlo di Riccardo. Non è possibile, ero qua fuori, non l'ho visto. No, no, ma sei andato via prima. Ah, ok. Non so, si sono spente le luci, abbiamo sentito dei rumori, è successo sto bordello. Ma sì, sarà uno dei suoi soliti scherzi, raga. No, ma abbiamo trovato anche sto biglietto. Mi sembra una cosa un po' troppo intelligente da parte sua. Non guardarlo o lui ti prenderà. Ma non mi sembra la sua calligrafia, cioè 2 anni che ce l'ho come vicino di banco. E poi dai, non potete credere a queste cose. Comunque, io me ne vado. Oh, aiutaci a mettere a posto. No, non è che non voglio aiutare, ma... Pensando che ha fatto Riccardo tutto sto casino, beh, io glielo farei sistemare a lui. Ciao! Oh, raga, veloci, ritiriamo. Scusate, fuori fa un tantino freddo, eh. Vi dispiace se rimango qui con voi? Anche perché ho sentito dei rumori e mi sto un pochino pigliando male. Dai, basta, aiutaci a ritirare e andiamocene. Ma sta ancora registrando qua. Allora, che ne dici? Ce ne stiamo un po' da soli, passiamo la serata assieme, va bene? E ti sei fermato in un posteggio per stare un po' da soli, No, però hai ragione, amore, non è proprio il caso di stare qua, andiamo, andiamo. Amore, aspetta, ho visto qualcuno. Dov'è? Dai, ma cosa c'è da guardare? Fatti un giro, no? Ah, aspetta qui, amore, arrivo. Ma chi è? Dai, amore, torna indietro. Aspettami in macchina. Ma dov'è finito? Allora, cosa avevi da guardare? Aspetta un attimo, arrivo. Amore, ma dove vai? Torna dentro. Ah, ma guarda che mi tocca fare. Amore? Amore, ci sei? Ma raga, ma questo non è lo zaino di Ricky? Cavolo, ma... Sì, ci sono ancora i suoi biscotti. Tra l'altro. Sì, ma... A parte sudare il cibo, ma... Ha lasciato la sua roba qua? Ma mangia, mangiate, va. Tanto. Cacchio, raga, ma... C'è... Ah, ma c'è qualcosa che non va. Ha fatto lo scherzo e ha lasciato la sua roba qui. Ma non se n'è andato. Bravo, mangia tu, eh. Sono buoni, Ricky ha buon gusto. Che cacchio è quello? Oh, ma chi è? Cacchio, andiamo a vedere. Ma era qua? Era proprio qua. Un'altra volta. Dai. Ti guarda sempre senza occhi. Pazzesco, ma come se l'è inventata questa? Ma non poteva essere Ricky, era troppo alto, raga. Ma infatti, non poteva essere lui. Cioè, ma arrivava tipo quassù. No. Dai. Ricky è nano. Raga, poi sono quasi più alto io di lui. Sì, ma poi fisicamente era diverso. Andiamo a casa, oh, prendiamoci la roba e andiamo. Amir, ma non ce l'avevi tu la cartella? Raga, ma dov'è Amir? Ma dove cazzo è finito Amir? È sparito Amir, ma è rimasta la cartella. Ma che cazzo... Ma... Oh, dove è finito Amir? Non c'è Amir!
Ma va, sarà sicuramente uno scherzo di quei due, li conosciamo, no? Non è possibile che si siano messi d'accordo tutti e due. Boh. Oh, raga, c'è il cappello di Amir. Ma ha lasciato qua il cappello. Ma non è possibile, come hanno fatto a dimenticarsi la roba? Fa dei begli scherzetti e poi si dimentica anche il cappello. Ma fine, mi sa sicuro scherzo di quello che lo Ma sì, ma questo glielo sgamo io. Buon ragazzi, andiamo a casa, io e Arturo andiamo. Date raga. Sì. Intanto allora, noi chiudiamo. Okay. Ciao raga. Ciao raga. Chiudiamo. Ciao ragazzi. Minchia, ma piove pure qua. Sì. Brutta faccenda. Dai. Come aggiungere un pizzico di inquietudine a tutto quel che sta accadendo? Ma basta. Ma tu ci credi veramente? Ma ragazzi, a dire il vero io un po' superstizioso sarei. Sparito Rico, è sparito Mir. Guardate che la situazione è alquanto drammatica. Sì che hanno lasciato la roba qua, però lo sanno che gliela riportiamo tanto. Ti ricordo che abbiamo trovato due fogli. Ma sì, ma gliel'ha messi. E cosa ci vuole per scrivere due fogli? Sì, ma la calligrafia non è di nessuno di noi, ci conosciamo abbastanza bene, penso. Andiamo a casa che ti riscrivo anch'io due fogli. Va bene, voglio vedere. Ok raga, guardate in camera, dite qualcosa a quegli stronzi che ci hanno fatto lo scherzo. Siete degli stronzi, ci vendicheremo. Oltretutto abbiamo dovuto mettere a posto noi. Faccatevi! E scordatevi di riavere la vostra roba. Ah, i biscotti li abbiamo finiti. Erano anche buoni, tra l'altro. Oh, bello, eh. Bella. Oh. No. Oh. È sparito di nuovo. Oh, oh, che cazzo era quella roba? No, quello non era Ricky. Quello non era Ricky, raga, andiamo a vedere. Era troppo alto, era lo stesso di prima. No, non ci credo, non era lo stesso. Oh. Che cacchio? Che cazzo? Ma... è aperta, ma questa... ma è una TV. Ma questa è la macchina di Flo, sì, è la sua. Oh, raga, bloccatevi un attimo. Ferma, ferma. Cos'hai trovato? Voglio io. Un altro. No. Cosa c'è scritto? Lasciami da solo. Ok. No. Ma che cacchio succede? Io mi sto anche un po' stufando di sta situazione. Guardate, non è uno scherzo, hanno lasciato di nuovo la roba in macchina. No, raga, non è possibile. Metti via sto foglio. Oh, c'erano Marcia e Giulia in giro, andiamo a cercarli. Andiamo a cercare Marcia e Giulia, magari non hanno idea. Dovrebbero essere qui per crescentino. Minchia, è vero, ma c'è Giulia. Ce li stavamo dimenticando. Oh, raga. Già che sono qua, faccio per andarmene a casa. Vuoi andare, tanto... vuoi andare noi? Adesso tanto noi adesso cerchiamo Marcello e Giulia. E gli raccontiamo tutto. Io domani... ah, ma glielo porti tu? Boh, allora a casa, va? Oh, bella, raga. Ci vediamo noi allora. Ci vediamo domani. Bella, raga, bella. Noi andiamo a casa. Questo... no, cerchiamo Marcello, gli spieghiamo questa situazione e vediamo cosa fa. Che cazzo è stato? Cacchio... Tia, dove è finito? È sparito Tia. Non c'è... era lì. Era lì, ho visto una cosa che lo portava via e poi... e poi... non si vede niente oltretutto. Che cacchio? No, un altro foglio. Aiuto, non è possibile. C'è scritto aiutami. No. Ma dove è finita? Era lì. Non si vede niente. Era vicino quel lampione, poi adesso. Andiamo a cercare Marcello, andiamo veloce. Andiamo a cercare Marcello, dai. Cavolo. Oh, aspetta, io devo pisciare. Ma cacchio, proprio adesso devi pisciare. Io non me la posso fare addosso, tienimi il cappello. Vado dai, un attimo a quest'altro. Fai veloce, dai, veloce. Che cavolo, se non ti riprendo, Fai veloce. Oh, non è ancora finito. Cazzo, Loris, scende lì. Loris. Cazzo. Oh,
Ti segue. La macchina di marce. Giulia, dov'è Marcello? Non lo so. Prima era con me. Abbiamo visto qualcuno, ma non so chi era. Da noi in palestra sono spariti tutti. Sono rimasto da solo. Abbiamo trovato... Come sei rimasto da solo? Questi foglietti qua, ma non so cosa sono. C'era un tizio pure. Cosa sono questi fogli? Non l'abbiamo visto chiaramente. Era vestito con la giacca. Non sì, anche quello volto. Lì. Ma dov'è andato? Era lì prima. Poi Marcia è sceso a cercarlo. Vai a vedere, Luca, ti prego. Aspetta qua. Vedi qualcosa? Scappa, Giulia, scappa! Dove è andato? Dietro di te! Cos'è questo foglio? Ma sta ancora registrando? Ma cos'è quel foglio? Non può correre. E questo è tutto quello che è successo. A me sembra quasi una storia inverosimile. Se vuole ho queste prove. Sono solo dei fogli. Vede? Beh, queste cose potresti averle fatte anche tu, Ho anche una telecamera che ha filmato. Non so quanto possa aver filmato bene, però ho quella. Vabbè, se me la vuoi lasciare io posso farla esaminare. Questa è la telecamera. Ok, la farò esaminare e ti farò sapere. Ok, va bene. Stacca pure. Someone's always watching me. Someone's always there. When I'm sleeping, he just waits and he stares. Someone's always standing in the darkest corner of my room. He's tall and wears a suit of black, dressed like the perfect groom. Where are you going? Why won't you stay? They might be scared of you, but I just want to play. He has no face. He hides with the tree.